Buon pomeriggio, bentrovati alla seconda edizione del TG6. In apertura il bollettino aggiornato dell'emergenza coronavirus. Sono 9 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Abruzzo, quasi interamente riferibili alla ASL di Pescara. Sono 7. La percentuale sul totale dei tamponi processati è ben al di sotto dell'1%. Sentiamo Jacopo Forcella. 9 nuovi casi su 1.310 tamponi processati. Sono questi i dati odierni di positività al Covid-19 in Abruzzo dopo i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 12 su 1.130 tamponi analizzati, 1%. 215 pazienti più 1 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.261 meno 7 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 379 pazienti deceduti, più 4 rispetto a ieri. 1.275 sono i dimessi e i guariti, più 12 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo dal totale dei positivi il numero dei dimessi, guariti e deceduti, sono 1.482, con una diminuzione di 7 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 52.860 test, di cui 46.602 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 778 alla ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.460 l'ASL di Pescara e 645 l'ASL di Teramo. I 9 casi di oggi sono così ripartiti: 2 all'ASL Avezzano sul Mona L'Aquila e 7 all'ASL di Pescara. Non si registrano nuovi casi invece nelle ASL Lanciano Vasto Chieti e Teramo. Dopo una riapertura dei servizi a step dal prossimo 18 maggio, la sanità regionale sarà a pieno regime. Facciamo il punto della situazione con il capo della Task Force regionale contro il Covid-19, il professor Alberto Albani. Il servizio è di Andrea Costantini. Anche la sanità ha iniziato la sua fase 2, in particolare dallo scorso 27 aprile, quando sono stati riattivati alcuni servizi ambulatoriali, uscendo dalla fase acuta in cui tutte le attenzioni delle strutture erano concentrate sull'emergenza Covid, fase nella quale le altre prestazioni garantite sono state di tipo eccezionale, legate all'emergenza urgenza o alla indifferibilità dell'intervento, ad esempio per patologie oncologiche. La riapertura degli altri servizi sta avvenendo per step e dopo la tappa del 27 aprile ci sarà quella del 18 maggio. Siamo poi adesso partiti con un secondo step in cui abbiamo aperto ulteriori ambulatori e abbiamo cominciato ad intervenire anche sugli interventi chirurgici, non più di tipo soltanto oncologico, ma anche quelli di classe A e B, per arrivare poi il 18 ad un'apertura completa, quindi il terzo step, di tutti gli interventi chirurgici e di tutte le attività ambulatoriali. Abbiamo fatto questi step per garantire, per dare tempo agli ospedali di riorganizzare, di rimodulare quella che era la risposta in tempo di coronavirus. Nel senso che adesso, non, per evitare assembramenti nelle sale d'attesa, saranno dilazionati gli appuntamenti, cioè il CUP prenderà gli appuntamenti distanziando l'uno dall'altro. Tutte le persone che entreranno negli ospedali saranno prese con dei distretti, sarà rilevata la temperatura corporea al fine di evitare che persone che possono mettere a rischio la sicurezza di altri utenti siano rinviate al proprio domicilio e quindi poi nel percorso delle cure domiciliari. Albani spiega che negli ultimi 2 mesi il timore di contrarre il Covid ha comportato un calo degli accessi nei pronti soccorso abruzzesi, stimato tra il 60 e il 70%, in linea con il dato nazionale. Si sono registrati per lo più accessi di codici gialli e rossi e solo l'elaborazione di dati nei prossimi mesi farà capire, tra i mancati accessi, quali sarebbero stati legati a patologie severe. In Abruzzo poi numeri molto bassi, circa la cosiddetta sindrome di Kawasaki, complicanza registrata, specie al nord, per i bambini contagiati dal Covid. Noi in media nella nostra pediatria di Pescara ne vediamo 3 l'anno. Attualmente negli studi fatti a livello italiano abbiamo notato che mentre al sud è intorno al 4%, al nord, nelle regioni particolarmente colpite, questo può arrivare anche
anche al 20-30%. Virus indebolito? Efficacia di diagnosi e terapie precoci? Il motivo non è ancora certo, ma i numeri, anche in Abruzzo, parlano di contagi, ricoveri e terapie intensive in evidente calo. Tuttavia, la guerra al SARS-CoV-2 non è affatto vinta. Non abbassiamo la guardia, questo lo dico sempre, l'ho detto sempre e continuo a ripeterlo. Finché siamo in una fase di studio anche dal punto di vista scientifico, l'unica precauzione, l'unico modo per interrompere la catena di trasmissione è il distanziamento sociale. Non mi stancherò mai di ripeterlo, distanziamento sociale e uso di mascherine finché non siamo sicuri che abbiamo vinto la guerra. Ieri sera c'è stata la conferenza stampa del Premier Conte che ha annunciato e illustrato la manovra da 55 miliardi messa in campo dal governo per cercare di sostenere l'economia in grave recessione a causa del Covid. Gli aiuti riguarderanno pressoché tutti i settori e dal 18 le regioni potranno decidere autonomamente il calendario delle riaperture. Giuseppe Dintino. È un testo complesso, sì, sono oltre 250 articoli, ma tenete conto che parliamo di 55 miliardi, pari a due manovre, due leggi di bilancio. Una manovra imponente, quella presentata ieri sera dal Premier Giuseppe Conte, sostenuto dai ministri Gualtieri, Speranza, Bellanova e Patuanelli. Le risorse andranno a sostegno della stragrande maggioranza dei settori, ma secondo le varie associazioni di categoria queste rischiano di essere insufficienti. Dei 55 miliardi, 25,6 sono destinati al potenziamento della cassa integrazione e del bonus per gli autonomi. Ora dobbiamo attivare questi aiuti economici soprattutto a coloro che non hanno ancora ricevuto nulla e fare in modo che arrivino in maniera semplice, rapida, veloce. Annunciate anche misure a sostegno delle imprese, per le quali sono stanziati 16 miliardi. Per quanto riguarda la sanità, l'emergenza coronavirus ha prodotto, almeno per il momento, un'inversione di tendenza. Sono 3,25 miliardi per i Covid hospital, l'assistenza territoriale e la terapia intensiva, più di quanto stanziato da tutte le manovre economiche degli ultimi tre anni. Per il rilancio del turismo, via l'IMU per alberghi e stabilimenti balneari, è previsto inoltre un bonus vacanze da svolgere sul territorio italiano di 500 euro sotto forma di tax credit per le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro. Stanziati aiuti anche per le scuole, università e ricerca, è raggiunto l'accordo sulla questione che più di tutte ha fatto traballare il governo, quella dei migranti. Questi lavoratori usa e getta saranno regolarizzati giusto il tempo di offrire le proprie braccia a vantaggio delle aziende agricole, alle quali sarà perdonato lo sfruttamento del lavoro nero pagando 400 euro allo sfruttato che decideranno di regolarizzare. Conte inoltre ha annunciato che non c'è alcuna intenzione di nazionalizzare grandi aziende. Perché questa fase di ripartenza possa già concretizzare una prospettiva di ripresa economica e sociale. Per quanto riguarda le regioni invece, queste dal 18 maggio sostanzialmente potranno fare ciò che vogliono. Nelle prossime ore è attesa un'ordinanza del governatore Marsilio, tramite cui probabilmente si annuncerà la riapertura di pressoché tutte le attività, dal commercio al dettaglio alla grande distribuzione, fatta eccezione per centri sportivi e palestre che presumibilmente riapriranno il 25. I ristoranti abruzzesi potrebbero dover distanziare i clienti tra un tavolo e l'altro di soli 2 metri, mentre secondo la direttiva nazionale i metri dovrebbero essere almeno 4. Sparirà inoltre l'autocertificazione, mentre prima di giugno non saranno consentiti gli spostamenti tra regioni. Marsilio ha chiesto a Conte di permettere gli spostamenti tra le zone di confine, ma finora non è giunta risposta. In Abruzzo inoltre ci si potrà spostare nelle seconde case, ma solo per il weekend. Andiamo a Pescara, dove questa mattina gli esercenti di bar e ristoranti che aderiscono a Confcommercio hanno esposto in Piazza Salotto i tavolini delle loro attività in mancanza delle modifiche normative non potranno più utilizzare con le misure anti-Covid-19. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Padovano, questa è una protesta tutt'altro che simbolica. Questa è un richiamo all'attenzione, perché non è pensabile che noi dobbiamo praticamente attivare le nostre attività con quelle restrizioni che l'INAIL ha emanato. La stessa cosa si sta facendo a Firenze, a Bologna, in altre grandi città, perché la politica si assume questa grande responsabilità. La responsabilità che cos'è? È il distanziamento sociale tra le persone, non può essere una limitazione, cioè un locale di 50 metri quadri
che all'interno di quel locale può ospitare 12 persone, quel locale non apre. Per servire 12 persone hanno bisogno di 4 unità lavorative, il cuoco, l'aiuto cuoco, lo cameriere e il titolare. Ma si può tenere un'attività aperta in questo modo? Allora, se è così, chiudiamo il bar. Per aprire un bar di solito sono dei bar prospicienti, i bar di prossimità nelle vie del centro di Pescara. Che facciamo? Da 3 kg di caffè al giorno che consumava vanno a consumare 500 grammi di caffè. Il bar chiude! Quello che chiediamo non è di andare contro una regolamentazione nazionale tout court, ma noi vogliamo che ci siano delle sostenibilità che vengono adattate nelle altre attività, pensiamo ai supermercati. Noi è chiaro che quello che vogliamo è semplicemente che ci si dia la possibilità di lavorare in serenità, quindi magari già distanziare le persone di 2 metri da un tavolo all'altro, quindi 1 metro e qualcosa, ci dà la possibilità di raddoppiare la capienza delle attività. Poi ovviamente siamo riusciti ad ottenere, grazie alle nostre battaglie, anche dal governo nazionale, il suolo pubblico gratis e quindi questo ci darà un po' di respiro, ma il nostro progetto è più a lungo raggio e a lungo respiro, nel senso che se dovesse piovere quest'inverno come ci si regolerà? Allora è bene che vengano ascoltati i nostri suggerimenti, la regione Emilia-Romagna ad esempio ha già preso una posizione molto forte, la regione Abruzzo in questo momento sta discutendo questa stessa possibilità, noi semplicemente vogliamo poter lavorare. Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di banche e in particolare del crack della Popolare di Bari. Sul tavolo c'è l'azzeramento del piano di ristrutturazione, lo chiedono i sindaci di Teramo e Pescara, lo chiede il sindaco di Teramo in qualità di rappresentante e presidente dell'ANCI Abruzzo, lo chiedono i sindacati, in particolare la CGIL che abbiamo ascoltato e che andiamo ad ascoltare adesso insieme al sindaco di Teramo in un estratto della diretta che è andata in onda nel corso della prima edizione del TG6 alle ore 14. Sentiamo l'opinione dunque di Carmine Ranieri, segretario della CGIL Abruzzo Molise, di Francesco Trivelli della FISAC CGIL e di Gianguido D'Alberto, sindaco di Teramo e presidente di ANCI Abruzzo. Vediamo il contributo. Voi chiedete l'azzeramento di questo piano industriale, un piano industriale che prevederebbe la chiusura di diverse filiali nella nostra regione e conseguentemente degli esuberi di personale. Voi chiedete che questo piano industriale venga azzerato, venga annullato, perché? Ma innanzitutto perché è un piano che non dà nessuna prospettiva ai lavoratori e non è quello di cui ha bisogno l'Abruzzo. Stiamo parlando di un piano industriale che prevede la riduzione del 40% delle filiali, 39 filiali verranno chiuse sul territorio secondo questo piano industriale, non garantisce la tutela occupazionale e tutto questo avviene in un periodo in cui la fragilità che già c'era nel sistema finanziario abruzzese rischia di essere ulteriormente messa a dura prova in un momento in cui con l'emergenza Covid-19, con l'emergenza della pandemia c'è bisogno che le banche, che il sistema finanziario abruzzese dia liquidità a famiglie ed imprese. Trivelli, vogliamo dare anche qualche altro numero per quanto concerne Banca Popolare di Bari nella nostra regione, parliamo in particolare delle province di Pescara e Teramo e dunque di Caripe e Tercas. Allora, in tutta l'Abruzzo noi abbiamo circa 880 dipendenti, questo piano che consiste a un taglio lineare di circa il 40%, prevediamo che potrebbe avere una ricaduta negativa su una popolazione dei lavoratrici e dei lavoratori, circa 300 unità. Abbiamo una direzione generale a Teramo, 140 dipendenti, quindi la situazione è veramente sotto stress, anche perché l'Abruzzo sarà la regione più penalizzata proprio in termini di presenza sul territorio. Ricordiamo che questa è la banca più grande in questo momento nella nostra regione, che ha poi una rilevanza importantissima nelle zone della provincia di Teramo e di Pescara. Andiamo ad ascoltare le parole del
del primo cittadino di Teramo, Gian Guido D'Alberto, intervista della nostra Tania Bonnici Castelli, realizzata questa mattina proprio sul piano di ristrutturazione, perché i due sindaci, Carlo Masci, sindaco di Pescara, e Gian Guido D'Alberto, sindaco di Teramo, hanno chiesto un incontro ai commissari. Togliamo nuovamente, eliminiamo nuovamente dal tavolo questa falsa convinzione che i problemi della Banca Popolare di Bari siano sorti con l'ingresso di Banca Tercas e poi di Caripe. Sostanzialmente non è così, anzi era un'opportunità allora per Banca Popolare di Bari, lo è anche adesso, proprio per la fidelizzazione territoriale che c'è, per il rapporto e anche per la remuneratività e la redditività, insomma, sui territori delle filiali, e quindi assolutamente va ripensata integralmente l'impostazione iniziale di questo piano. E invito, noi lo stiamo facendo come sindaci, come Anci Abruzzo, insomma, sindaco di Pescara, tutti i sindaci del territorio, abbiamo già coinvolto la regione Abruzzo che deve far sentire la sua voce, ma soprattutto a livello governativo e parlamentare occorre prendere in mano la situazione sotto il profilo politico e istituzionale e non lasciare tutto nelle mani, appunto, di commissari che hanno avuto un mandato e che si stanno muovendo solo esclusivamente nell'ottica di numeri e teste. C'è stato anni fa il commissariamento della Tercas, poi l'acquisizione da parte di Banca Popolare di Bari, anch'essa commissariata, una sorta di commissariamento di una banca che aveva acquisito, aveva inglobato una già commissariata. La questione adesso è il piano di ristrutturazione, ok, ma come si fa a non arrivare a diciamo obbrobri bancari del genere? Certo, noi abbiamo chiesto proprio oggi con questo comunicato, e l'avevamo chiesto già mesi fa, l'interessamento della commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, perché già dal 2010 vi erano le relazioni ispettive, per esempio sulla Banca Popolare di Bari, che rilevavano delle problematicità di quella banca, e dopo si è consentito di fare ulteriori acquisizioni, quindi sono già uscite diverse rivelazioni e diversi filoni di indagine e di inchiesta. Noi vogliamo che si faccia chiarezza, che emergano le responsabilità in sede, come dire, politico attraverso la commissione d'inchiesta e anche penali attraverso la magistratura, perché devono pagare i responsabili di questo disastro e non possono certo pagare i lavoratori che in questi anni hanno dato tutto il loro impegno per svolgere le loro funzioni, che sono funzioni essenziali, perché dare liquidità alle imprese e alle famiglie è una funzione fondamentale per migliorare la situazione economica, una precondizione per lo sviluppo della regione. Cambio alla guida della Prefettura di Teramo, dove il Consiglio dei Ministri ha nominato Angelo De Prisco, campano, 55enne, proviene dal Ministero dell'Interno, dove dal 2008 ha ricoperto incarichi di direzione, da ultimo dallo scorso ottobre quello della segreteria tecnica del viceministro. Laureato in scienze politiche, indirizzo politico internazionale all'Università di Napoli, e alla prima nomina da prefetto. De Prisco prende il posto di Graziella Patrizzi, appena andata in pensione. Al nuovo prefetto di Teramo sono giunti gli auguri del presidente della giunta regionale Marco Marsilio, che scrive: gli auguro un benvenuto in Abruzzo, terra piena di risorse che nell'ultimo decennio ha dovuto sopportare eventi calamitosi che hanno indebolito il tessuto economico. Sono certo, conclude Marsilio, che in collaborazione con il supporto dello Stato, che è chiamato a rappresentare nella zona nord della nostra regione, riusciremo a scrivere nuove pagine belle e importanti per ciascun cittadino. Adesso parliamo di trasporti. Il presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, questa mattina in conferenza stampa ha presentato le ultime importanti novità per i viaggiatori nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Vediamo. Sensori di ultima generazione sui bus per il riconoscimento del profilo delle persone, rete telematica e dispositivi self-service di bordo, indicatori di linea, di destinazione, ma anche per i passeggeri a terra. Sono queste le principali novità introdotte da TUA alla luce del nuovo scenario che sta caratterizzando il mondo dei trasporti e che ha imposto una nuova logica di gestione dei servizi. TUA infatti ha messo in atto un sistema intelligente di conta persone a bordo dei bus per garantire, come spiega ai nostri microfoni il presidente di TUA Gianfranco Giuliante, il distanziamento sociale ai tempi del Covid-19. Le esigenze sanitarie hanno un elemento interrogabile, che è quello del distanziamento sociale, e quindi noi ci siamo trovati complessivamente
a dover decidere di fare dei passaggi tenendo conto che le persone trasportabili sarebbero state circa il 25% di quelle che eravamo abituati a trasportare. Poi sono state anche meno, per la verità, nei primi giorni della fase 2. Tutto ciò ha fatto sì che ci reinventassimo in termini di trasporto locale. Abbiamo previsto la necessità che ci siano delle prenotazioni e abbiamo anche dovuto mettere in piedi un meccanismo per il quale da remoto all'interno della TUA noi veniamo a conoscenza di quante sono le persone a bordo, abbiamo la possibilità di comunicare all'esterno tramite display qual è il numero dei passeggeri trasportati e quindi se l'autobus è completo e contestualmente con queste notizie possiamo predisporre dei bis per fare in modo che in tutti quanti quei posti dove l'autobus è passato con presenza di persone ma con posti già occupati arrivi questa soluzione per consentire a chi è rimasto in prima fase a piedi di arrivare dove deve arrivare. I costi cambieranno, noi stiamo creando le condizioni in questa fase per cui facciamo dei tagli laddove possibile, ma anche e soprattutto stiamo cercando dei sistemi elaborati in parte da un team interno che ringrazio perché è stato veramente eccezionale. Oso dire che questo, lo ripeto, è il primo esperimento in Italia di utilizzo di questo sistema da remoto che consente di avere tutte le notizie circa i flussi di trasporto che noi abbiamo. Averlo in parte, in buona parte, fatto in house significa anche aver avuto la possibilità di abbattere i costi. Ci sono poi costi altri come quelli della sanificazione e via di seguito che naturalmente debbono essere fatti dall'esterno, da ditte specializzate e quindi sono dei costi di natura oggettiva. Colgo l'occasione perché immagino che per quello che vi riguarda ci siano anche domande in questo senso. E una delle domande che mi si pone spesso è quella: come fa l'utente a sapere che l'autobus sul quale viaggia è sanificato? Bene, la risposta è molto semplice: se l'autobus non è sanificato non può partire e quindi automaticamente se l'auto è in corsa ed è partito significa che c'è un ok in termini di sanificazione. Torniamo a parlare di sanità, andiamo nella Marsica, i punti di primo soccorso sono al centro del dibattito e della polemica politica fra maggioranza ed opposizione in Consiglio regionale. Il capogruppo del PD Silvio Paolucci parla di tagli malcelati dietro i depotenziamenti di Pescina e Tagliacozzo a causa del Covid. Sentiamo il servizio di Maria Antonella Di Michele. Un caso di cronaca, la morte di un 58enne, ha risollevato le polemiche sui presidi sanitari di Pescina e di Tagliacozzo. I due PTA con i relativi punti di primo intervento sono stati chiusi momentaneamente per l'emergenza sanitaria in corso. Silvio Paolucci, capogruppo regionale PD, ha presentato a tal proposito un'interrogazione alla Giunta. Con la scusa e le argomentazioni collegate al Covid hanno operato una vera e propria razionalizzazione, cioè come a dire non abbiamo risorse sufficienti, mettiamo la rete di emergenza urgenza, il personale che serviva per la rete di emergenza urgenza a Tagliacozzo, a Pescina, a Avezzano. Ma questo non si tratta di, questo si tratta di tagli. Tagli che in decenni non erano mai stati fatti, perché nessuno si è mai sognato di togliere la rete di emergenza urgenza a Tagliacozzo e a Pescina e nella Marsica. Semmai, devo dire la verità, nella precedente legislatura l'avevamo allargata. Qua invece si fa l'operazione inversa, si tagliano due pronti soccorso, due punti di primo intervento, si utilizzano le risorse presso la sede di Avezzano e oggi, come io immaginavo, dapprima si motiva per il Covid questa scelta e successivamente si dice adesso come facciamo a tornare indietro se non abbiamo il personale sufficiente per poter garantire tutte e tre le sedi. Questo è il modo di lavorare. Senza programma si lavora così, dico una cosa, ne dico un'altra, rendo tutto molto ambiguo, ognuno rimane, come dire, sulle chiacchiere, nel frattempo tolgo, è un'equazione diciamo perfetta dal punto di vista del taglio. La Giunta ha deliberato 8 milioni di euro che gli ha dato l'Europa, il governo nazionale, per il personale della sanità. Quindi non hanno proprio scuse, perché ci sono milioni di euro che ha citato lei, ci sono gli 80 dell'aumento del fondo sanitario vero e proprio e ci sarà anche qui a disposizione l'Europa per tutto quell'ammontare.
Il Comune di Teramo mette a punto nuove procedure semplificate per concedere a bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie il doppio dello spazio pubblico da loro già occupato oppure richiesto. L'altra buona notizia è che le concessioni saranno a costo zero per gli esercenti. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il Comune di Teramo interviene pesantemente a dare una mano ai ristoratori, ai bar e a tutti coloro che somministrano cibo e bevande. Lo fa concedendo loro di raddoppiare l'occupazione di suolo pubblico, sburocratizzando le procedure necessarie, ma soprattutto a costo zero. Buona notizia per ristoratori e bar, potranno raddoppiare lo spazio esterno a costo zero? A costo zero, perché nel Comune di Teramo il canone COSAP non si paga già da un anno, non si pagherà fino a dicembre del 2020. È un'azione che abbiamo subito prodotto a seguito del documento dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL, quindi noi siamo pronti a concedere suolo pubblico con procedure semplificate a tutti gli operatori e rapide soprattutto. Quindi adesso attendiamo il nuovo decreto, attendiamo la nuova ordinanza regionale, se ci fosse un'apertura già dalla prossima settimana saremo pronti a riprendere tutte queste pratiche che insomma sicuramente gli esercenti ci invieranno. È una modalità che abbiamo messo in campo immediatamente per ovviare queste misure di mitigazione insomma delle persone che possono essere contenute all'interno dei locali. Era fare una domanda? Sì, basterà fare una domanda, la procedura amministrativa è la procedura amministrativa semplificata, quindi non sarà necessaria la convenzione, ma semplicemente le commissioni che si riuniranno un paio di volte a settimana potranno già autorizzare l'occupazione di suolo pubblico. Non solo, abbiamo evitato di dare ulteriori costi a queste attività che hanno problemi sicuramente di liquidità in questa fase, prevedendo un pagamento posticipato dell'assicurazione sui luoghi, per il ripristino dei luoghi con un pagamento della prima rata a dicembre, quindi dimezzamento di questo costo con la prima rata a dicembre, quindi praticamente si può occupare solo pubblico senza nessun costo in questa fase. La decisione di concedere il doppio di spazio pubblico agli esercenti della ristorazione a costo zero farà di Teramo un capoluogo con un centro storico molto più arredato e accogliente. L'importante è che si riparta subito, come chiedono accorati i ristoratori teramani che navigano ancora nell'incertezza delle regole di distanziamento. Intanto sabato prossimo riaprirà il mercato dei fiori a largo Madonna delle Grazie. E a proposito di mercati, anche a Pescara ripartono quelli rionali dopo Via Pepe, sarà la volta domani di quello dei Colli. Il comune punta ad una riorganizzazione generale del servizio, vediamo. Siamo soddisfatti, abbiamo fatto un grande lavoro per riattivare i mercati. La scorsa settimana, come sapete, sono partiti già tre mercati, abbiamo fatto partire anche altri mercati quali quello di San Donato e domani tornerà il mercato dei Colli. La novità è che in via provvisoria i 44 operatori che potranno aprire, parliamo degli operatori food, apriranno non nella sede storica e originaria del mercato ma in via di sotto, nell'area Conad e nell'area Acqua e Sapone. La scelta è dovuta al fatto che, come tutti sapete, è necessario adottare delle misure di precauzioni che in questo momento impongono il distanziamento tra gli operatori commerciali, quindi una serie di misure necessarie che nella sede storica non riuscivamo nell'immediato a garantire. Voglio ricordare a tutti infatti che il Comune, tramite i suoi dipendenti, che ringrazio ancora una volta, ha fatto dei progetti in modo tale da garantire la massima sicurezza, perché noi vogliamo riaprire e garantire il servizio, garantire gli operatori e i fruitori dando la massima sicurezza sanitaria dei luoghi in cui si svolgono i mercati. Per questo abbiamo stabilito una distanza tra gli operatori di 2,5 metri, abbiamo reso obbligatorio l'utilizzo di guanti e mascherino, abbiamo chiesto ad ogni operatore di avere gel sanificanti e soprattutto abbiamo chiesto di avere avanti al banco delle transenne per fare un tracciato che permetta un ingresso ed un'uscita, in modo tale che ogni singolo banco veda al massimo due persone. Ripetiamo che questa è una fase transitoria, il Comune sta studiando non solo l'area Conad come luogo dove svolge il mercato dei Colli, ma anche la sede storica. Stiamo cercando di realizzare un progetto che chiaramente si sta tentando di realizzare un progetto che possa garantire il distanziamento tra gli operatori, quindi quella sede storica deve essere necessariamente notevolmente ampliata.
Adesso lo sport, il calcio e la Serie D. Il campionato è stato sospeso dopo la giornata nella quale il Notaresco ha perso il primato a lungo detenuto nel girone F. L'eventuale promozione del Matelica in caso di stop definitivo del campionato avrebbe dunque il sapore della beffa per il presidente Salvatore Di Giovanni, che ascoltiamo nel servizio. Io ufficiosamente so che effettivamente il campionato non dovrebbe ripartire. Quella che è stata sospesa inizio marzo è una stagione che per il Notaresco è stata da sogno fino a gennaio. Un girone d'andata con 11 vittorie consecutive, titolo d'inverno e un vantaggio sulla seconda che ha toccato il più 10 prima della forte flessione che ha portato la squadra guidata da Roberto Magnoni a perdere il primato proprio all'ultima giornata disputata lo scorso 1 marzo. Il presidente Di Giovanni parla di una beffa se sarà ufficiale la chiusura del campionato e le prime attuali, il Matelica nel girone F, avranno titolo per la promozione in Serie C. Siamo stati primi con un vantaggio notevole rispetto alle seconde e alle terze, quindi abbiamo inanellato una serie di 11 vittorie consecutive. Io penso che questo bisogna che la Lega ne tenga presente, perché credo che effettivamente perdere per l'ultima giornata di campionato il primato e quindi di conseguenza a questo punto anche la promozione, insomma, è di più di una beffa. Ma voi sareste pronti a fare qualche azione eclatante oppure accettereste questo eventuale verdetto? Ma io penso che azioni eclatanti io personalmente non ho intenzione di farle, perché sinceramente il momento è molto delicato, ci sono tanti problemi, il calcio penso che venga dopo, perché ci sono dei problemi seri per quanto riguarda sia da un punto di vista salutare sia per quanto riguarda da un punto di vista economico. Quindi per quanto riguarda la tua domanda, quello che mi dici, sinceramente io personalmente in questo momento non sto pensando a fare ricorsi. Per Di Giovanni il Notaresco avrebbe la forza di fare la C e sposa il progetto di riforma di cui si parla con una terza serie in regime dilettantistico. Se fossi io in gradina, tra virgolette, lavorerei appunto per fare la nuova riforma dei campionati. La famosa Lega Pro, terza serie, quella che sia, con tre squadre semiprofessionistiche, e quindi una squadra di serie C di elite oppure due squadre di serie B, così come ho letto e ho sentito dire in alcune riviste. Credo che questo sia l'anno giusto, perché facendo così si anticipa un attimo la riforma, ma sicuramente non si avrà la Lega non avrà nessun problema a livello di tribunali e via discorrendo dei vari ricorsi, perché sicuramente forse il Notaresco non lo farà ricorso, ma ci saranno tantissime società che faranno ricorso. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi. Se volete on demand sul canale YouTube dell'emittente e sul sito tv6.it ci sono tutti i nostri servizi. Il prossimo appuntamento con il TG6 è alle 23. Buona serata.